qui perché, come tutti ben sapete, stiamo per partire dopodomani per il Liechtenstein, che è una cosa che abbiamo, sono due scuole di pensiero su come si pronuncia, per fare questo, per portare il Made in Italy al cospetto della famiglia reale a Abruzzo, che è la capitale. E abbiamo diciamo, chiesto di essere con noi a una serie di persone, molti sono qui presenti, quindi adesso li ringrazierò tutti, e ci stanno accompagnando in questa impresa, che non è un'impresa facile, soprattutto per me che dovrò fare la regia e colloquiare in tedesco con il fuori, che pare che sia tedesco, io del tedesco non ho mai saputo nulla, quindi come va? Va bene. Noi siamo qui e stiamo partendo anche e soprattutto grazie all'aiuto importante che ci ha dato la provincia come supporto, come sostegno, come riconoscenza fisica, e questo è una cosa che noi siamo felici e ringraziamo veramente pubblicamente, perché noi siamo giovani, cioè loro sono giovani, io un po' meno. Però abbiamo davanti a noi tutti i giovani, abbiamo cercato di coinvolgere le persone, gli stilisti salentini, perché è giusto portare fuori dall'Italia la nostra professionalità, la nostra bravura. Cosa ti aspetti da questa andata a Vaduzza? Non mi aspetto nulla, mi aspetto soltanto che comunque di trovare gente che ci accolga nel migliore dei modi, visto che comunque stiamo abbandonando per un qualche giorno insomma la nostra famiglia per andare incontro a una cultura diversa dalla nostra, e quindi non mi aspetto niente. Lui è Antonio Estempore, è noto stilista salentino, famoso per realizzare in maniera estemporanea sul palco delle creazioni. Quindi noi ti ringraziamo Antonio, ci vediamo al ritorno dove potrai dire quello che poi effettivamente è successo. Stefania Cardellicchio, responsabile CADE dell'Accademia SITAM. Stefania, questa esperienza che stiamo andando a fare tutti insieme a Vaduzza, parlaci un po' di questa esperienza, di quello che ti aspetti, di cosa pensi che succederà. Però cosa speri che succederà? Ok, grazie Patrizia, innanzitutto io ringrazio Event Target e Margo Event per questa bellissima occasione, ci hanno definito un centro di formazione di eccellenza e noi vi ringraziamo per questo, tra tante scuole avete scelto noi per una manifestazione così importante, un'occasione unica per il Salento, per le eccellenze. Noi, per chi non dovesse conoscerci, dal 1978 facciamo formazione professionale di eccellenza, siamo stati i primi nel 99 a istituire un corso professionale di altissimo livello, noi formiamo tecnici di fascia alta, però sia nel settore artigianale che industriale. I ragazzi che parteciperanno a Vaduz sono dei ragazzi che hanno creato una collezione molto bella, di alta moda ovviamente, perché appartengono al settore artigianale, ed è il frutto di un anno di lavoro, quindi non vediamo l'ora, sono eccitatissimi, sono molto entusiasmi della cosa, non vediamo l'ora di partire. Bene, abbiamo qui Anna Spedicato di Coco Calzature con l'azienda Sono Italiana, azienda che produce scarpe bellissime, e abbiamo questo piacere ed onore di averla con noi a Vaduzza. Anna, a te. Sì, ciao a tutti, innanzitutto dei grandi ringraziamenti per riuscire insomma ad andare lì a Vaduzza, grazie a Patrizia e a tutto il suo team. Simona, Andrea, insomma adesso li elenchiamo tutti, sicuramente sfuggirà qualcuno come al solito. E quindi innanzitutto questi ringraziamenti, cercheremo di portare l'eccellenza del Made in Italy, Made in Salento, fuori dall'Italia, e speriamo di essere apprezzate. D'altronde la moda italiana in tutto il mondo è riconosciuta, quindi non potremo che seguire le orme dei grandi. Sicuramente io ho avuto modo di vedere già le tue creazioni, sono bellissime, comodissime, e quindi finalmente le modelle potranno indossare scarpe comode, cosa sempre molto rara. Allora grazie, in bocca al lupo a tutti noi, ci vediamo a Vaduzza.